Giambattista Baccarini, che rappresenta sostanzialmente la categoria degli agenti immobiliari. Lei era già stato qui da noi proprio a settembre, ne avevamo in parte già parlato, di certo non era ipotizzabile che la cosa montasse in questo modo. Allora intanto vorrei capire che sta succedendo, cioè perché all'improvviso affitti alle stelle, non solo per gli studenti devo dire, anche se sugli studenti mi sembra che ci sia una speculazione molto più forte. Ma sicuramente il problema centrale è che scarseggiano le case da affittare e da vendere, in questo caso ovviamente da affittare per gli studenti, cioè soprattutto nelle grandi città, nei grandi centri urbani, in quelle ovviamente che spesso sono dei poli universitari come Roma, Milano, Firenze, Torino, Bologna, e questo ovviamente comporta, per la legge della domanda e dell'offerta, ovviamente un'offerta più bassa, ma molto più bassa rispetto a una richiesta, comporta dei prezzi, in questo caso dei canoni alti, sì. E quindi secondo noi, come risposta a questa emergenza, da subito, come ieri poi il ministro accennava, bisogna mettere a disposizione per gli studenti quegli immobili pubblici, sia statali, comunali e regionali, inutilizzati e disabitati. E poi bisogna collaborare col privato. Noi abbiamo lanciato una proposta che è quella di azzerare l'IMU per i proprietari qualora diano in affitto ovviamente agli studenti e ai lavoratori fuori sede. Inserirei anche questa categoria. Diciamo che definirla, diciamo, un ricatto è un po' forte. Chiaramente qualcuno arriva a dare quelle cifre. Perché è proprio quello che diceva lei, cioè se io chiedo della mia casa 1 milione di euro ma non trovo l'acquirente, sono costretto ad abbassare la cifra. E quindi purtroppo siamo arrivati a una condizione di mercato in cui c'è una dinamicità, una vitalità. Io l'ho chiamato un effetto elastico post pandemia, perché durante la pandemia è come se ci fosse stato una sorta di mettere sotto la coperta tutte le questioni e le problematiche, anche e soprattutto in relazione all'esigenza di studentati, di un piano strutturato di edilizia sociale pubblica convenzionata che non è mai stato attuato dal piano Fanfani di oltre 70 anni fa. Beh, è una cosa che, diciamo, tecnicamente e legalmente consentita, e quindi chiaramente dobbiamo sempre ricordarci... Se ne approfittano però, posso dirlo? Io credo che i proprietari in linea generale tendono ovviamente a ottenere la massima redditività. Credo che ci sia prioritariamente un problema di leva fiscale, di fiscalità. Io credo che se si va a fare una politica di incentivazione su questo tema, cioè proviamo a fare fino alla fine dell'emergenza abitativa, perché adesso c'è sugli studenti, questa esenzione dell'IMU. Cioè se affitto a uno studente non pago l'IMU. Non pago l'IMU, che non vuol dire togliere denari alle casse dell'erario, ma significa in qualche modo rivedere le entrate per i comuni. Evitare la spesa di dover dare una casa agli studenti. Anche. Esattamente, e andare a rivedere, diciamo, come dire, la spesa per i comuni ovviamente l'IMU è per i comuni, ma i comuni sono quelli che purtroppo in questi 10, 15, 20 anni non hanno attuato le politiche abitative necessarie. Cosa fare quando cercano casa per evitare fregature, per evitare forzature, per evitare di catene in ricatti, per evitare di catene anche in frodi? Cosa devono guardare? Purtroppo quando c'è tanta emergenza, l'illegalità, l'evasione e altre problematiche emergono. Quello che suggeriamo noi, noi abbiamo un dato che 2 persone su 3 che cercano l'affitto tramite un'agenzia immobiliare regolarmente abilitata soddisfa la propria esigenza. Prima sentivamo dal servizio iniziale che gruppi Facebook, agenzie non agenzie, cioè credo che il consiglio più importante sia anche a questa ragazza di affidarsi a un agente immobiliare regolarmente abilitato che, qualora poi, come dire, commetta degli errori nello svolgere la sua attività, è coperto a livello assicurativo e quindi può dare risposte concrete al cittadino.